Ciao ragazze, oggi finalmente il video dei prodotti finiti. Questa è la mia solita bustina di ogni mese dove accumulo tante cose, ma bando alle chiacchiere vi specifico già che molti sono tutti dei campioncini. Cioè, guardate qua proprio all'infinito. Ecco qua, ne ho veramente tanti, ma tanti tanti. Ma iniziamo subito perché sennò facciamo notte, come si dice dalle mie parti. Allora, ho provato questo campioncino della BioEarth, o Art, non so come si dice, BioEarth, protezione 20 per il viso e anche per il corpo, ovviamente, ragazze. Questo è certificato ICEA. Ragazze, io mi sono trovata bene, però non lo reputo il mio solare preferito. In realtà non l'ho ancora trovato il mio solare preferito perché ne sto provando varie. Devo dire la verità, è valido, sì, però ne bisogna mettere proprio poco, ma proprio pochissimo, perché sennò vi ritrovate il viso bianco praticamente. Questa è protezione 20, da portare in borsetta, insomma, ragazze. Cioè, io non lo consiglio ulteriormente, cioè se lo dovete comprare, anche perché pare che costano un botto questi solari, secondo me non ne vale la pena, però proteggono, questo sì. Però per me non è un prodotto bocciato, ma nemmeno promosso, ragazze, perché sinceramente io odio le cose che fanno quell'effetto. Cioè, io dopo un po', se ne mettete, se sbagliate a metterlo, vi trovate non solo tutta la scia bianca, ma poi tutti dei puntini bianchi. Quindi sinceramente no, è no per me, ecco. Poi ho provato, sto provando veramente da parecchio tempo, questa pomata, la calendula e croton l'eclairy, al burro di karité, vitamina E, malva, altea, olio di jojoba. Questa è indicata particolarmente per la cervicale, per i dolori, contusioni, irritazioni cutanee, e mi sono trovata molto, ma molto bene. Mi piace. Inoltre mi piace molto pure l'odore. Questa è dell'Alma Briosa ed è certificato bio. Ragazze, questo qua è promosso, infatti devo vedere chi lo tiene perché mi piace molto, quindi un sì. Ah, poi ho provato una serie di detergenti a campioncino, questo qua della Bio Bio Baby, sempre certificato latte e detergente. L'ho provato per il viso perché ho avuto dei problemi al viso, un po' degli arrossamenti, e devo dire la verità, ragazze, mi sono trovata veramente bene. È un promosso questo, ragazze, bello proprio. Ah, sempre della BioEarth, ho provato sempre la stessa linea, però protezione 30, stessa storia di quello di prima. Poi questo qua che lo adoro follemente, dell'Alchemilla Coccole di Mamma. Ho fatto anche una recensione su questo prodotto sulla mia pagina Instagram. Se vi può interessare, andatela a leggere. Comunque è promossissimo questo. Poi ho provato questo, è un contorno occhi, sì, contorno occhi della Weleda, che non mi ha fatto impazzire, alla rosa moschetta, eccolo qua. Non mi ha fatto impazzire ulteriormente, quindi è un bocciato. Poi questo qua, sempre alla moschetta, una crema effetto lifting. Devo dire la verità, non è male, anche se è un po' scemina come crema, cioè è leggera, della Moschetas, appunto, si chiama la casa. Ah, ho provato questo shampoo della BioB, non so come si legge, BioB, però devo dire la verità, ragazze, non vi so dire un granché su questo shampoo perché ho l'unico campione, cioè effettivamente con i capelli che ho non è che va troppo bene perché ne ho tanti, quindi non ho avuto modo di provarlo, insomma. Ah, ho provato questo gel detergente con olio d'oliva biotoscano per corpo e capelli della Biofficina Toscano Bimbi. L'ho provato sul viso. Ragazzi, questo mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Infatti mi conserverò il campioncino perché mi piace quasi quasi, lo vorrei comprare. E stessa storia anche per questo qua della Biofficina Toscana, che è un detergente delicato ad azione emolliente per corpo e igiene intima a pH 5.
Questo è quello là nero e questo mi è piaciuto ancora di più, eh. Bello, bello proprio. La mia officina. Poi che abbiamo più? Voglio capire se ci sono altri. No, sono pochi purtroppo i prodotti di questo mese. Ho provato questo pan bauletto ai 5 cereali della Conad, molto morbido, ragazze. Mi sono trovata molto bene e buono. Anche se io purtroppo non comprerò più, non sto comprando più il pane perché sto utilizzando ora delle cialdine, insomma, gallette di mais, anche perché questi sono tutti i paletti, gran parte sono quasi tutti trattati con l'alcol etilico, non mi piace sta cosa. Questo è molto buono, però è valido, compratelo se vi trovate. Poi vabbè, i soliti dischetti che finisco ogni mese della Lidl, ottimi come al solito. Poi ho provato questo qua dalla Lidl, che sarebbe delle sfogline di pane ai cereali, alla soia, alle segale. Molto buono, ragazze. Pure questo costa circa 1 euro e qualcosa, pochissimo proprio, ed è buonissimo. A Lidl lo trovate. Poi ho trovato al Todis questa, una piadina di camut bio. Ragazzi, il sapore è buonissimo e inoltre la consistenza è proprio buona, nel senso che non si rompono quando le andate a piegare. Io mi sono trovata molto bene, la trovate al Todis, costa circa 1 euro e qualcosa. È con piadina con grano camut biologico. Devo dire la verità, ragazze, compratela, ce ne escono tre dentro ed è biologica certificata, non contiene olio di palma. È veramente buona, 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 buona. Farina di grano tenero tipo zero. Provate, ragazze, compratela dove l'ho presa? Al Todis. Molto buona questa. Ah, è uscito un altro campioncino. Questo della Weleda, che è un trattamento giorno ricompattante che non mi è piaciuto molto, però l'odore è buono. Bene, ragazze, allora questo video di oggi è stato molto ma molto breve. Io spero tanto che vi sia piaciuto, perché io ci tengo molto a questa rubrica dei prodotti finiti, la adoro proprio questa rubrica, mi piace, anche se mi dispiace che questo mese i prodotti siano pochi, ma vi devo dire la verità, ne sto provando davvero tanto. Voi seguitemi sempre sulla pagina Instagram perché io lì faccio più recensioni. E adesso ora ci sta anche il mio blog, ha cambiato denominazione, si trova su Facebook. Poi magari vi metto il link qua sotto nel box informazione. Vi mando un bacio, mettete sempre mi piace, commentate qua sotto e ci vediamo al prossimo mese. Un bacio, ciao!